Amo la radio on the road. Tra il serio e il faceto, sulle strade della regione più bella del mondo. Le Marche. Salve, un cordiale saluto da Luigi Braccioli, benvenuti in questo nostro consueto appuntamento settimanale dal Numala Blu, un villaggio stupendo che come al solito poi vi descriveremo con le immagini che faremo vedere durante la trasmissione. Siamo qua come al solito per questo think tank, così l'abbiamo voluto definire, in cui ragioniamo di turismo, ragioniamo di sport eccetera. Oggi in particolare parleremo di sport. Partiamo subito da Arturo Neumann, che è il padrone di casa. Buonasera. Buonasera, ciao. Allora, questa sera trattiamo lo sport e il turismo. Perché? Vediamo se ha studiato. No, io mi sono innamorato dello sport come veicolo per portare clienti in un villaggio, al Fort Village, che è un'eccellenza che abbiamo in Italia, che per me è il primo resort al mondo, che è in Sardegna. Sono andato nel 2015. A settembre, lì mi è avuto questa folgorazione, dico qui era, mi è avuto sempre la tradizione del tennis, perché non allargare? Lì ho certo. Avuto la dimostrazione di una struttura massima che puntava tanto sullo sport, fatto ad altissimi livelli. Io con dignità, per dire, fare il paragone, qui quest'anno abbiamo la Football Academy con la scuola di calcetto di Osimo che... Fermiamoci Neumann, adesso il titolo, poi lo svolgiamo. Sì. Quindi okay. Si è innamorato di una struttura che era già efficiente in una regione molto importante dedicata al turismo che è la Sardegna, no? Che è puntata tanto sullo sport, e dico perché non farlo anche qui? Ecco, e ci fermiamo qua. Poi abbiamo un dirigente del turismo della regione Marche, il dottor Mazzini, buonasera, grazie buonasera per essere con Luigi. Noi. Piacere mio. Anche lei ha pensato al turismo, no? Mi pare la regione Marche ha pensato al turismo, in particolare al ciclismo, no? Assolutamente sì, ma non solo ciclismo, perché se pensiamo che gli ultimi testimonial sono stati della Regione Marche, sono stati Mancini, il nostro allenatore nazionale, e Tamberi che questa sera alla finale agli europei, sì. Proprio perché lo sport è un veicolo straordinario per quanto riguarda come attrattore a livello turistico. Ecco, poi... e fermiamoci qui Mazzini, poi dopo spieghiamo bene, nel frattempo... Abbiamo il padrone dello sport a livello regionale, Fabio Luna, presidente regionale del CONI. Buonasera. Grazie innanzitutto per essere venuto. Un piacere veramente essere qui, e poi quando tu invidi lo sai che c'è un rapporto particolare che non posso mancare. Questa è una struttura, come vedi, credo che ti riempa il cuore di gioia, no? Ma direi proprio di sì, lo sport è composto da tante sfaccettature. E non è solamente la medaglia olimpica o il campionato del mondo, lo sport ha tante componenti, tra queste anche il turismo. E pertanto quando sempre di più vediamo che viene recepito questo messaggio e strutture stupende come quella che vediamo qui questa sera ci fa veramente piacere, perché significa che quello che noi stiamo cercando di promuovere, l'importanza dello sport anche a favore del turismo, significa che viene recepito. Di questo ne siamo veramente bene. Felici. Poi dopo parleremo un po' di sport, no, non lo diamo perché dulcis in fundo, la bellezza la lasciamo proprio alla fine. Abbiamo Andrea Conti che è stato un ciclista importante, è tuttora uno sportivo e si occupa di che cosa? Di sport e turismo, quindi qui trovi il binomio certo. Che hanno appena spiegato. Quindi della tua passione, o meglio, della tua attività professionale, perché sei stato ciclista professionista, ne hai fatto una passione che è diventato un lavoro anche dopo la carriera, no? Esatto, praticamente quello che tu hai detto è quello che sto facendo. Cioè era inutile dopo... che ti facessi la domanda, esatto, ho detto tutto io. La risposta, quindi ho fatto confermare il fatto che dall'attività sportiva professionistica certo. Legata al ciclismo è stata poi trasformata in attività turistica. Quindi oggi con un tour operator che è Bike Division organizziamo cicloturismo in Italia, nelle Marche, a Numala Blu e nel mondo. E mi fermo. Bene, bravo. Sei anche molto intelligente e sveglio. Ha capito subito il meccanismo. Allora, primo pezzo, abbiamo un nuovo artista che si presenta quest'oggi, tra poco rientriamo in studio. Pagliacci nel buio, dentro le stanze, nani giganti, apriamo le
faccio il botto. Papi, papi, ma cosa sulle guance? Buchi, buchi, sarà un mago delinquente. Inchiostro nero sulla pelle, un mostro vero, non fidarti di sta gente. Peri scuri, sul ventre tra le ascelle, piedi nudi, le ossa due stampelle. Faccio un gioco con te ad alta voce. Un, due, tre, la nostra creme della Allora, rientriamo in studio, questa è una delle grandi novità, abbiamo molti ragazzi che stanno mandando i loro provini, i loro video, per cui ancora una volta lo diciamo a tutti quelli che ci vedono sia direttamente dal canale televisivo che da YouTube, mandateci i vostri video ragazzi perché siamo qua per promozionarvi, per darvi una mano. Rientriamo a parlare di sport, ancora una volta, ah no è vero, Dulcis in fundo, mi stavo dimenticando, abbiamo qui con noi la signora Ghirardi, giusto? Esatto, Cristina? Sì. Ah, oh, perfetto, mi sono ricordato bene. Allora, l'abbiamo voluta qua perché lei farà da testimonial. Perfetto. Quindi, molto brevemente, adesso mi dice qualcosa che riguardi questa sua esperienza al villaggio Numana Blu. Noi è la prima volta che veniamo, abbiamo trovato pubblicità su Facebook, quindi non conoscevamo assolutamente la struttura, però siamo una famiglia di 5 sportivi, e quindi siamo stati attirati proprio dal fatto che era Village and Sport. Bene, si fermi qua che dopo mi racconta l'esperienza, perché Arturo Neumann è come Cicero Prodomo Sua, no? Che parla bene del villaggio. Lei mi deve dire qual è la sua esperienza. Allora, raccontiamo un po' invece come è organizzato il Numana Blu. Sì, il Numana Blu è organizzato che tradizionalmente c'era questo tennis che andava tantissimo, il maestro di Milano, che aveva un grande successo, la gente ogni anno tornava. Addirittura ci sono i ragazzini che sono cresciuti, ci sono stati anche dei campioncini. Oh, dico, ma perché questa forma di successo non può essere allargata? Poi, ripeto, sono stato nel 2015 al Fort Village, lì mi sono rincuorato, dico sì, questa è la strada giusta, e quindi ho cominciato a crearle, e fino a quest'anno che ne abbiamo ben 10, tutte dirette da dei professionisti motivati, perché non basta essere solo un professionista famoso, ex famoso che firma autografi, ma ci vuole anche l'impegno in campo, creare quel connubio che non è facile tra insegnamento e divertimento. E sinceramente, e questa è la missione che ho dato ai miei collaboratori, diciamo, e sono riusciti molto bene, sono felicissimo, perché Dimitri Louvers, che è un ex Virtus Bologna, un ex nazionale belga, 15 anni giocato in Serie A1, ha creato un ambiente nel basket fantastico. Tra l'altro lui importa la macchina sparapalloni della NBA in Italia, quindi noi abbiamo l'onore e il vanto di avere la macchina sparapalloni che di solito le hanno le squadre di Serie A1. E questo per quanto riguarda il basket? Solo questo ti sto raccontando, solamente quello, poi con la musica, questo è solamente l'ambiente, sì, del basket. Quindi dalla mattina, non ne parliamo del calcio, se vuoi te l'elenco. Allora, no, elenchiamoli, abbiamo il basket. Il basket, poi poi abbiamo il calcio. Il calcio con chi? Il calcio con degli ex campioni che si ruotano, abbiamo avuto Beccalossi, Beppe Baresi, Ivano Bonetti, avremo Massimo Bonini,
Cioè basta. Tutti i nomi nazionali. Tutti i nomi nazionali che sono da testimonial, da direttori tecnici della scuola di calcetto di Osimo, che apporta gli istruttori, che è una Totti Academy di Osimo, sono bravissimi, e il calcio c'è mattino, pomeriggio e sera tutti i giorni. Ecco, perfetto. Tutti poi il calcio, dopo il calcio abbiamo il padel. Il padel con maestro argentino bravissimo, con appunti del VPD che purtroppo ci lascerà, sono, ma era, per dire, è stato chiamato a Dubai eccetera, sì. Bravissimo, quindi i soliti principi del numero blu, deve essere molto bravo tecnicamente, disponibile, bravo con i bambini, positivo, empatico e lui è stato fantastico. Bene. E poi ci abbiamo il volley con la Macerata volley con Polidori, che è il capo coach della, perché non ce n'è uno solo, c'è un gruppo, c'è un sì. Team che segue ogni academy. Poi c'è partita anche la Beach Academy con Valla, con un altro allenatore, la Beach Volley Academy. Poi abbiamo la scuola tennis con bravissimo maestro federale Ludovico Cardinali, che prosegue la tradizione, che quando ho tolto il maestro di Milano sembrava che avessi fatto un oltraggio alla storia. Sì. Dico, non possiamo, dopo 20 anni dobbiamo cambiare. Certo. E ho trovato questo ragazzo del posto, maestro federale bravissimo e come al solito molto empatico, che è la caratteristica fondamentale. Fondamentale, perché oltretutto qua ci si viene a fare sport ma ci si diverte pure. Non ho finito. Ah, ecco, prego. Perché dopo ce lo racconterà la nostra amica Cristina, che frequenta la Fitness Academy, con sei ore al giorno di fitness, che c'è tutti i gusti, dal Pilates allo yoga, al TRX, al body pump, eccetera, eccetera, con radio cuffie. Ho visto, già, abbiamo già documentato ampiamente. Scuola di nuoto per i bambini. Addirittura c'erano due corsi, erano saturi, mi viene un cliente e fa sono andato a iscrivere mio figlio alla scuola di nuoto, il bambino, e non me l'hanno preso. Cosa? È come se tu andassi in montagna, entri alla scuola di sci e dici non ti posso prendere. È un non senso, certo. È un caposaldo di questa azienda è la scuola nuoto, quindi abbiamo il bravissimo maestro Dignani, perché come mi insegni, vai in montagna per il primo sport e lo sci, al mare il primo sport, certo, deve essere il nuoto. E dico con una punta polemica, ma di dispiacere, vorrei sapere quante scuole nuoto ci sono nella Riviera. Certo. Io credo che e lasciamo la domanda così. Facciamo la domanda. Questo è un laboratorio, è un think tank, caro dottor Mazzini, dove noi ragioniamo di turismo, perché adesso non voglio fare il comunicatore e l'ufficio stampa di Arturo Neumann, però la sua idea è di dire dobbiamo fare turismo e sport insieme, ma io non lo vorrei fare da solo, cioè vorrei che ci fosse un contesto generale che piano piano si uniforma. Allora, il modello Numana Blu che lei ha conosciuto da poco può diventare un modello anche per altri di sviluppo? Secondo me sì, tra l'altro la regione sta proprio puntando a fare una liaison tra tutte quante le strutture, lavorare mare e montagna insieme, cioè chi viene una settimana al mare fare un giorno, due giorni in montagna e viceversa. Certo. Per cui è fondamentale che si crei una rete, che si crei un sistema. Anzi, dobbiamo dire, mi scusi se la interrompo, io sono uno che va molto in montagna e ho rapporti molto stretti con le Alpi e l'Alto Adige in particolare, però devo dire che loro lavorano, da quello che mi dicono, più d'estate che d'inverno. Allora voglio dire, chi meglio delle Marche, che hanno tutto a pochi chilometri, possono fornire un'esperienza che va dal mare fino alla montagna? Ma vede, allora, le Marche, diciamo che ha iniziato a puntare fortemente sul turismo, e lo dimostra il fatto che il nostro governatore ha tenuto per sé la delega al turismo. L'ha fatto da pochi anni. Perché? Perché fino a ieri non ce n'era bisogno, si viveva di turismo, diciamo, a livello riflesso, e poi le economie che avevamo bastavano e avanzavano con i nostri imprenditori e per la nostra società regionale. Poi è venuta fuori la crisi, è venuto fuori il Covid, è venuto fuori il terremoto, eccetera. Tutto questo ha portato alla necessità di cercare una nuova forma di economia, e si è puntato subito al turismo, cioè finalmente si è pensato di lavorare per creare una sinergia, anche perché il turismo è quell'economia a livello trasversale e sinergico al 100%. Quando noi parliamo di turismo parliamo di artigianato, parliamo di industria, parliamo di agricoltura, di trasporti. Solo che Mazzini, mi scusi se la interrompo, noi siamo partiti relativamente da poco, no? Se andiamo a vedere, perché
parlavo prima dell'Alto Adige, loro sono anni che 40 anni loro ecco, sono appunto partiti. Ma c'è una progressione, c'è una voglia di accelerare, di tagliare i tempi? Assolutamente sì, noi stiamo lavorando fortemente proprio con, verso la direzione di far diventare il turismo una eccellenza a livello nazionale e internazionale. Stiamo, purtroppo quei due anni di Covid ci ha bloccato un po' a livello internazionale, ma abbiamo comunque recuperato il gap della mancanza di stranieri con tutti i nazionali che sono venuti. Cioè, noi nelle ultime due estati, sì, per cui le due estati post pandemiche, che chiamiamo di dopo il lockdown, in realtà abbiamo fatto i numeri maggiori del 2019. Ah. Per cui questo perché? Perché comunque già eravamo partiti con questo progetto che è Marco Outdoor, per cui lavorare sull'outdoor, l'outdoor c'hai lo sport, c'hai di tutto. E questo ha fatto sì che poi i turisti scegliessero noi come meta, anche perché eravamo sconosciuti, ma se uno comincia a conoscere le Marche si rende conto che con i Sibillini alle montagne abbiamo le colline, abbiamo il mare e poi con 40-50 km marzo, aprile massimo si riesce a sciare in montagna, certo, e a fare il bagno al mare. Allora, ma, dottor Mazzini, vorrei dire questo, adesso passiamo un attimo a Fabio Luna, no? Allora, se io ho davanti a me 150 kg da alzare, da solo faccio un po' fatica. Se magari 150 kg li alziamo in 3 o 4, li alziamo facilmente. Allora, se vogliamo accelerare questo modello turismo e sport, c'è la possibilità di vedere più unite le varie realtà che sono sul territorio? Ma direi proprio di sì, e posso anche dire, e sono convinto anche che Mazzini lo può confermare, che nella nostra regione si sta facendo veramente un gioco di squadra eccezionale che non troviamo in tutte le regioni d'Italia. Bene. Da noi questo concetto oramai faccio un esempio per far capire già quello che voglio dire. Noi sappiamo che il turismo, la regione Marche lo promuove un po' come tutte le regioni d'Italia, anche alla BIT, che è la Borsa Internazionale del Turismo, che si tiene ogni anno a Milano. Ebbene, la regione Marche è l'unica regione d'Italia che oramai da anni sta dando uno spazio al CONI per poter promuovere gli eventi sportivi che hanno comunque una ricaduta turistica sul territorio. Questo per far capire proprio come già stiamo lavorando. E questo è sicuramente un aspetto molto importante, però sarebbe anche bello vedervi tutti insieme su un tavolo e dire incominciamo a fare cose, no? Questo già lo stiamo, facendo, anche perché forse non tutti lo sanno, ma fra tutti i turisti che arrivano nella nostra regione, dai dati che noi abbiamo, più del 10% dei turisti che arrivano nelle Marche arrivano per lo sport, per gli eventi sportivi. Bene. Pertanto noi abbiamo due, tra virgolette voglio definirle categorie anche se improprio come termine, quelli che sono gli agonisti, pertanto quando abbiamo la Coppa del Mondo di Ginnastica a Pesaro, certo, abbiamo il Giro d'Italia, Adriatico, eccetera, sono agonisti che portano dietro un gruppo di persone. Chiamiamoli direttamente coinvolti, no? Direttamente coinvolti. Poi invece abbiamo quelli che lo sport lo fanno come passatempo, che hanno bisogno di strutture come quella, certo, che viviamo questa sera, e tanto è vero, lo voglio anche dire, perché è una cosa che succede molto spesso, che sempre più frequentemente ricevo telefonate come CONI verso febbraio-marzo dove chiedono se in quella zona si può fare quel tipo di sport. Certo. Sempre di più lo sport condiziona la scelta di dove andare a fare le proprie vacanze. E si fermi qui Luna, perché a questo punto voglio subito andare sull'esperienza della signora Ghirardi, no? Lei ci ha parlato prima di come ha architettato, perché tanto decide lei, no? Nelle famiglie non decidono gli uomini, sono le donne che decidono, no? Lei come si è convinta di venire al Numana Blu? Faccio una premessa, io sono laureata all'Istituto Superiore di Educazione Fisica, quindi ecco, sono un'insegnante di educazione perfetto fisica. Mio figlio, 19 anni, studia all'Opera di Roma come ballerino. Ah. Mio marito gioca a padel e va in bici. L'altra mia figlia è insegnante. Quindi siete tutti in attività. Ginnastica. Esatto. Tutti in attività. Quindi... Ma lei il giorno che ha deciso, no? Che ha detto suo marito, allora ho deciso che quest'anno andiamo al Numana Blu. Come è avvenuta la scelta? Perché guardando su Facebook la pubblicità che mi si era presentata del Numana Blu, a differenza di altre strutture, parlava proprio di insegnanti professionisti. Ecco. E quindi l'eccellenza l'ha colpita. Eh sì.
La qualità. Proprio per quello che le ho detto, siccome siamo esigenti. Molto esigenti. I villaggi ci sono dappertutto, certo. Lo sport c'è dappertutto, ma fare l'ora di ginnastica con la ragazzina di 18 anni è un'altra cosa rispetto, certo, alla professionalità che sinceramente io ho trovato. E mi dico una cosa, un conto è la pubblicità che si trova, perché tanto sappiamo che molte volte la pubblicità è brava a comunicare, no? Non dico a ingannare, no, ma comunica bene gli aspetti positivi. Adesso lei le può dire, potrebbe anche non pagare nulla, no? Perché si può lamentare davanti al pubblico. Se è convinta di quella cosa che ha trovato in pubblicità, è stata soddisfatta della sua scelta? Assolutamente sì. Ah, no, peccato, vedi? Sì. Potevamo rimborsarla. Anzi, superiore alle aspettative. Superiore alle aspettative. Sì, no, davvero, devo dire veramente, insegnanti, ripeto. Ma è stata pagata dal dottor Neumann? No. Parlo per esperienza, perché sono un insegnante di educazione fisica. Quindi ha trovato... veramente molto molto professionali, davvero, e siamo molto contenti, tant'è vero che stamattina, siccome la moglie decide, abbiamo già riservato 3 settimane per l'anno prossimo. Ah, però? Sì. Ed è la prima volta. Ma mi dica che un po' la giornata tipo della famiglia, che sono curioso. Vi salutate a colazione, ciao? Ci salutiamo a colazione, mio marito sparisce perché va in bici 4-5 ore con le bici affittate qui al Numana Blu, io mi faccio le mie lezioni, anche io sparisco fino alle 11:30. Quindi quante orette si fa, signora? 4 al giorno, e le però, ho provate, sì, tutte le ho girate, ah, però. Sono veramente veramente bravi. Poi mio marito gioca a padel, i miei figli con gli animatori fanno le loro attività, beach volley, poi sono stati coinvolti anche negli spettacoli. Poi un giorno parleremo degli spettacoli, Arturo, perché anche quello merita assolutamente una puntata. Però ecco, a noi che ha proprio colpito, cioè se lei mi chiede perché abbiamo scelto, sì, il Numana Blu, per lo sport e la professionalità che... ecco, veniva pubblicizzata. Quindi vuol dire che per il mercato di eccellenza c'è uno spazio, insomma. Sì. Bene, sì. Ci testimonia una cosa molto importante a livello marketing. Intanto i nostri dirigenti dello sport e del turismo ragionano, no? Su tutto quello che lei ci dice, perché abbiamo fatto praticamente un'indagine marketing. Andrea, vorrei che mi raccontassi un po' le esperienze che vengono fatte con la bicicletta nelle Marche, cosa si può fare di interessante, perché io degli amici giornalisti importanti, non lo sapevo, l'ho scoperto un po' di tempo fa, che vengono appositamente nelle Marche perché sono appassionati di bicicletta e dicono andare in bicicletta nelle Marche è una figata, mi spieghi perché? Ma è una figata perché puoi farlo 8-9 mesi l'anno e già non è scontato poter, sì, pedalare così tanto tempo durante la stagione. È un territorio molto vario, quindi puoi fare tranquillamente pianura, puoi fare colline, puoi fare montagne con salite impegnative, tutto a breve distanza. Quindi puoi partire da Numana Blu, arrivare a Sassotetto, vedere gente che scia, tornare di nuovo in piscina al mare in una semplice mezza giornata. Per chi è allenato, per chi non è allenato chiaramente sono percorsi più facili, più semplici, certo, una regione varia con un'ottima qualità, un rapporto anche qualità prezzo importante che troviamo in questa regione, e si mangia bene, si beve bene, il clima è ottimo, le strutture in Numana Blu, diciamo, è su questo ambito chiaramente un'eccellenza, gli altri stanno cercando di adeguarsi perché hanno capito comunque che c'è ampio spazio, un target che sta crescendo a livello nazionale e internazionale. La regione con Marco Dora sta promuovendo lo sport a 360 gradi in ambito turistico, quindi tanti elementi, gli eventi che diceva prima il presidente del CONI ci sono, ci saranno, sono sempre, diciamo, alzando l'asticella, no? Perché comunque sia è una regione che non ha una capienza importantissima di posti letto, quindi quelli che abbiamo dobbiamo farli di qualità, quindi è, cioè abbiamo un margine di crescita, no? Forse se prendiamo l'opportunità dal gap adesso che abbiamo visto un po' cosa hanno fatto gli altri, potremmo fare delle cose migliori partendo da zero, no? Quindi partiremo subito con un'esperienza positiva. Da zero sicuramente non partiamo, però dobbiamo sicuramente andare verso la direzione della qualità. La signora diceva che ha trovato una struttura di qualità, di professionalità, e non avendo comunque sia milioni di posti letti in questa regione, perché
e non li abbiamo ad oggi, chiaramente dobbiamo puntare sulle eccellenze, sul servizio ottimale, sull'accoglienza, su quello che il turista vuole ricevere quando viene in una regione o in un territorio come il nostro. Allora, ultima cosa che ti chiedo, nota dolens. Allora, io quando penso al ciclismo penso anche alle mie esperienze, no? Io sono andato in bicicletta e ho capito che ci dovevo andare alle 5 del mattino perché altrimenti avevo paura. Allora, c'è la possibilità di farlo in sicurezza, perché io ho paura delle macchine. Allora, e penso anche a quello che è accaduto di brutto ad un noto ciclista marchigiano, no? Da questo punto di vista sicuramente anche qui siamo molto fortunati rispetto ad altre regioni, perché abbiamo una regione con 1,5 milioni di abitanti che sono all'incirca i stessi abitanti del solo comune di Milano, quindi abbiamo un territorio molto vasto con una popolazione non così intensa. È chiaro che le macchine da noi ci sono, ma ti assicuro che in altre regioni ce ne sono molte di più, con molto più stress e molto più nervosismo su strada. Purtroppo le fatalità non siamo noi qui a guidarle, e sicuramente è una storicità vecchia quella che manca un po' di formazione e di educazione stradale per il ciclista nei confronti dell'automobilista, e viceversa. Quindi è anche questo un percorso che in altre nazioni hanno da tempo. Comunque rischiamo un po' di meno, dici, nelle Marche? Assolutamente, questa è una statistica proprio. Ecco, io adesso volevo sapere da Mazzini, ma c'è a livello pubblico la voglia di aumentare le infrastrutture per quanto riguarda le ciclovie, queste cose? Assolutamente sì, le Marche nel giro di un paio d'anni avremo circa quasi 900 km di piste ciclabili. Consideri che ci sarà la litoranea, per cui 183 km di unica pista che andrà da Gabice fino a Porto d'Ascoli, più 12 pennelli che andranno verso l'interno fino ai Monti Sibillini. Per cui è assolutamente prevista questo tipo di infrastruttura. Ma noi stiamo puntando fortemente, appunto, come diceva Andrea, col progetto Marca Outdoor, non solo alle piste ciclabili. Noi stiamo mappando adesso altri 6.000 km tra strade, diciamo, per il grave, le strade bianche, le strade interpedali, quelle minori, o se no proprio a percorsi stradali, ovvero per anche la sentieristica come la mountain bike. Ma l'idea, per esempio, è che stiamo facendo anche molti percorsi con i cammini. Noi abbiamo parecchi cammini di fede, e l'idea di gli stessi cammini di fede di farli fare anche in bicicletta, e stiamo adesso monitorando il territorio per vedere, ovvero fare delle varianti laddove in alcuni sentieri non ci puoi passare con la bicicletta, e allora pur percorrendo sempre quel cammino, fare delle varianti. E adesso l'ultima che ci è stata chiesta, e lo stiamo già cominciando a fare, quello di percorrere anche con i cavalli, per cui fare delle ippovie. Tutto questo proprio perché con l'outdoor noi ci stiamo puntando al 1000%, ma dobbiamo dire questo: noi siamo partiti 4 anni fa, cioè io 4 anni fa ho incontrato per la prima volta Andrea, che non conoscevo, ed era assolutamente, diciamo, incredulo che la regione potesse fare un progetto come questo. Certo. Siamo arrivati oggi ad avere, con questi 6.000, più quasi 8.000 chilometri, a settembre avevo 8.000 chilometri di strade mappate, e comunque siamo stati premiati a livello nazionale come secondo miglior progetto dalla figlia della Ludovica Casellati, che segue l'Oscar del cicloturismo a livello nazionale, e dentro c'è la FIAB, Legambiente, eccetera eccetera, e questo chiaramente, gli sforzi che stiamo facendo ci stanno premiando. Ma voglio dire due cose importanti: il lavoro che stiamo facendo non è solo per l'outdoor, ma noi dobbiamo creare un'industria del turismo, pertanto noi dobbiamo per forza cercare di allungare i tempi, destagionalizzare. Certo. L'idea nostra è quello di partire da marzo fino a novembre, dopo c'è Natale e vabbè, ci accontenteremo già di maggio-settembre. Poi tanto è che io non conoscevo fino a qualche settimana fa questo imprenditore del Lumana Blu, illuminato, e un giorno aveva visto lampade il progetto, appunto, Marca Outdoor eccetera, e diceva: io vorrei iniziare a pensare di destagionalizzare. Certo. Cosa possiamo fare insieme alla regione? E da qui è nato questo, diciamo, interesse di capire, anche perché
i progetti che facciamo noi non sono da dietro una scrivania o dall'alto, certo. È un progetto nato dal basso, certo. Noi non facciamo i tuttologi e soprattutto chi ci può dare tutte le informazioni? Quelli che le vivono quotidianamente, in questo caso un imprenditore, per cui faremo diciamo tesoro delle di tutte quelle esperienze che è per proprio cominciare a lavorare in questo senso, ma la regione vuol arrivare a questo. Bene, allora adesso noi abbiamo il prossimo pezzo, facciamo un piccolo break e tra poco ci salutiamo. Se ne va l'odore di benzina dalle mani, se ne va l'odore di pioggia dalle strade, se ne va l'odore di mare dall'asciugamano che quest'anno non ci sono ancora andato, se ne va l'odore di cane dal divano, se ne va l'odore di fumo dalle mani, se ne vanno perfino gli uragani. Non se ne va l'odore di silenzio dal mio sabato sera e ti vengo a cercare ma non so dove sei, no, non so dove sei. E mio Dio nel tuo fine settimana sotto il mio petto c'è una terra di fontana e mi sento stupido, stupido, giro con il coprifuoco e sono l'unico, l'unico a quest'ora qui. Quindi vai come l'abbronzatura ad ottobre e vorrei coprirti di fiori e di insulti, che ne sai di quello che vuol dire aspettare tu che hai avuto sempre quello che volevi scontarlo su frasi come auguri e buon anno tra di noi rimane solo e soltanto questo. Se ne vanno perfino i tuoi problemi con gli esami. Non se ne va più l'odore di silenzio dal mio sabato sera e ti vengo a cercare ma non so dove sei, no, non so dove sei. E mi rovino l'altro fine settimana sotto il mio petto c'è una tribù africana e mi sento stupido, stupido, giro con il coprifuoco e sono l'unico, l'unico, l'unico. Il buio e l'attesa hanno lo stesso colore, la puntualità dei tuoi ritardi oggi aspetterei per ore. Prima in ogni foto io venivo col sorriso, ora le foto mi fanno schifo e nelle foto mi faccio schifo. Non se ne va più l'odore di silenzio dal mio sabato sera e ti vengo a cercare ma non so dove sei, no, non so dove sei. E mi rovino un altro fine settimana sotto il mio petto c'è una terra di fontana e mi sento stupido, stupido, tiro con il coprifuoco e sono l'unico, l'unico, l'unico ad aspettarti qui. Bene, allora ribadisco ancora una volta ragazzi, mandateci videoclip, è importante perché vogliamo fare un veicolo che sia utile a tutti e c'è tanta produzione a livello marchigiano, ce ne siamo accorti. Siamo nel giro finale, allora dottor Neumann, abbastanza positivo, no, il quadro? Sì, io vorrei fare da un passo in avanti che è venuto fuori in questi ultimi incontri con te Luigi. Cioè il destagionalizzare serve all'imprenditore che investe, perché solamente con una stagione più lunga riesce a avere quegli incassi del ritorno, no? Certo. Cioè, l'investimento cos'è? Che tra l'altro nel turistico immobiliare è un fortissimo investimento, anche oltre al costo dei servizi, alla qualità dei servizi. E lo stock di investimento iniziale ha bisogno dei tempi di ritorno che dipendono da quanti giorni di venduto fai all'anno.
ce lo insegna l'Alto Adige, che è un modo virtuoso. A me dispiace, sembra che sono antipatico, ma sarò sempre di più, perché è un esempio di successo italiano, dove fanno 4 stagioni, dove non so se arrivano a vendere 200-250 giorni all'anno, quindi là la prova di stagionalizzare non sanno neanche più cos'è, perché lì si parla di creare prodotti tutto l'anno. Certo. Il campione dell'Alto Adige, che è l'Andreus, ho chiamato su, è a mezz'ora di macchina dalle piste sciistiche, certo. Mezz'ora, incredibile, c'è il più bello delle Alpi. Sono riusciti, tra l'altro, la tradizione sciistica di Cortina, di St. Moritz, eccetera. L'Alto Adige è il campione che da A puoi andare su, ti puoi muovere, c'è un dinamismo, sei voglia. Se c'è una voglia dell'imprenditore che ha voglia di fare, supportato dalla finanza, dalla politica e da questo, diciamo, continuo dialogo. A Tires, il San Cipriano, che è un 5 stelle a Tires, che io non sapevo neanche dov'era, sempre in Alto Adige, sì, gli hanno costruito una fienovia panoramica, una fienovia col tetto cabrio, con la gente che sta dentro e sta sopra, a 50 metri. Vuol dire che c'è sensibilità per la parola turismo. Vuol dire che c'è uno stato, diciamo, un connubio pubblico-privato, un forte privato che dice: sai, ti investo ma voglio il tuo appoggio, voglio una politica non solo promozionale. Certo. Qui nelle Marche siamo allo stadio di un'ottima promozione, ma c'è sempre quel famoso tar dell'imprenditore che ha investito nella manifattura. Non ci sono forti interessi nel turismo che sollecitano la politica a fare una politica anche finanziaria, fiscale, al fine di far crescere, perché oggi, parliamoci chiaro, l'unico modo per far crescere come il PIL da un posto all'altro è il turismo. Certo. Perché trasferisci immediatamente reddito prodotto altrove. Ma poi il rapporto di leva è molto alto, è molto alto, tra l'altro, ecco. È un tipo di industria, quella dei servizi, che, come diceva prima, è enorme. A un moltiplicatore c'è l'industria automobilistica, un altro è un ottimo moltiplicatore, ma visto che mi pare che di industrie non vogliamo più, già ce ne sono di eccellenti in Europa. Invece il turismo, con uno stock di capitale importante, ma non di centinaia o miliardi di euro, la somma fa miliardi di euro. Certo. La somma. Bisogna solo crederci di più. Io ricordo sempre, grazie Arturo, nel frattempo facciamo un impegno: la prossima settimana viene di nuovo Luna, la prossima settimana portiamo tutti i campioni che abbiamo qua, sì, alla Numanna per Blu. Esempio, quello dell'idea è stato alla fine costato come servizio, ma quello dello sport, che è piaciuto tanto a Cristina, semplicemente che al posto di fare la mediocrità di prendere un ciambellotto qualunque, ho voluto avere un partner eccellente, perché qui dentro tutti gli sport sono fatti possibilmente con l'eccellenza della zona: Macerata Volley, certo, Fitness Square, Andrea Tonti per il ciclismo, eccetera, Ludovico Cardinale. Cioè, cerco di valorizzare, cerco di unire, io voglio unire, cioè l'Umana Blu deve essere una bandiera dell'unione delle forze di chi vuole presentarsi con dignità, con amor proprio al nord, che è evoluto, che è abituato a servizi di alto livello. Le Marche devono e possono offrire, unendosi, servizi di alto livello. Perfetto. Allora, dottor Mazzini, facciamo una chiusura, no? Si è partiti, ovviamente il tempo è tiranno, possiamo semplicemente accorciare i tempi con maggiore collaborazione, no? Assolutamente sì, ma noi abbiamo sempre puntato sulla collaborazione. Consideri che sul progetto Marca Outdoor in un anno e mezzo abbiamo fatto 155 incontri, anche 3 al giorno, con tutte le categorie degli imprenditori, perché è un progetto che ci va dentro le aziende agricole, gli artigiani, non solo le strutture ricettive, ma ci vanno dentro i tour operator, gli accompagnatori, certo, cicloturisti. Ecco, un'altra cosa, la collaborazione che avevamo fatto con il CONI e con la Federazione Ciclistica. Siamo la seconda regione d'Italia che ha fatto l'accordo con la Federazione Ciclistica, grazie al Presidente e al nostro Presidente Luna, per fare sì che gli accompagnatori fossero riconosciuti dalla Federazione Ciclistica. Bene. E questo è qualcosa di, secondo me, di molto importante. Certo. Ma proprio perché, come diceva la signora, cioè oggi la qualità è importante. Io dico, noi dobbiamo andare all'eccellenza, oggi dobbiamo dare l'eccellenza. La regione questo lo può fare, certo. Lo ripeta. La regione questo lo può fare. Un attimo, riprendiamolo. La regione può fare l'eccellenza. Fermiamoci qua. Noi abbiamo un territorio che è eccellente. Perfetto, fermiamoci qua. L'eccellenza mi piace. Allora, Luna, io le voglio chiedere questo perché è una curiosità, no? Come fa una regione come le Marche ad avere campioni importanti come ne sta sfornando ultimamente? Beh, perché guardo, penso alla Luve, penso a varie situazioni. Prima,
Prima di rispondere alla tua domanda, volevo proprio prendere spunto da questi ultimi interventi per dire che di cose belle nella nostra regione le facciamo, forse le comunichiamo poco. Bravo, perché bravo. Anche quello, ecco, che è uscito fuori in questo. Questo è quello che io penso da tempo. Praticamente non è conosciuto alla massa, siamo bombardati sempre da messaggi negativi. Vero. Invece quello che io ho detto all'inizio, se ricordi, è che nella nostra regione si fa in maniera forse anche troppo silenziosa, ma un gioco di squadra a fin di bene, affinché tutti gli operatori, tutti, possano tirar fuori il massimo. Però la chiusa mi piace molto, però comunichiamo poco. Comunichiamo poco. Perfetto, basta, Luna non dice più nulla, basta così. Non dice più nulla la Luna, perché questa cosa mi piace, perché adesso noi stiamo facendo un'esperienza di comunicazione, no? Voglio dire, esperimenti, le belle cose, allora, esperimenti di comunicazione ed esperimenti in genere intellettuali, avendo quattro università ne dovremo fare tanti, no? Allora, questo è un esperimento di marketing e di comunicazione. Se noi, al di là della classica tavolata, facciamo dei salotti dove si incontrano in maniera molto più easy i vari operatori, forse si trova un modo più semplice di comunicare, anche più immediato. Qui adesso c'è un compleanno che viene salutato, molto bene. Andrea Tonti, hai dei progetti nel futuro, nel senso, ci sono cose che hai fatto fino adesso e che vorresti implementare? Visto che parliamo di eccellenza, chi pensa all'eccellenza pensa sempre a migliorarsi, no? C'è qualcosa che vorresti portare in più nelle attività che fai al Numana Blu? Ma da fare c'è sempre molto, perché comunque sia, siamo nati 12 anni fa a fare questo lavoro, non siamo giovanissimi, ma il cicloturismo è esploso negli ultimi anni, quindi dopo la pandemia c'è stata una richiesta, un avvicinamento a questo settore. E l'elettrico ha aiutato in questo? L'elettrico non è che ha aiutato, l'elettrico ha, è stato il trasversalmente turbo, fatto esplodere il mercato, quindi dalla richiesta non si trovano più biciclette come da anni, comunque sia questo va avanti, quindi un'implementazione verticale del prodotto con Numana Blu. È già il secondo anno che lavoriamo, penso, in maniera importante con le varie escursioni giornaliere, mattina e pomeriggio, servizi noleggi, e abbiamo comunque sia come tour operator tante attività che facciamo nelle Marche, perché anche lì il ciclismo non ha un segmento, ha la mountain bike, ha l'e-bike, certo, ha la bici da strada, al downhill, quindi diciamo un settore che ormai si è diversificato, ha il gravel, come diceva prima il dottor Mazzini, che sta crescendo moltissimo, quindi come tour operator abbiamo ampliato l'offerta, perché oggi chi fa turismo in maniera professionale cerca quel tipo di esperienza precisa, non vuole. Quindi al Numana Blu chi viene ha tutte queste possibilità. Non esiste oggi dire io vado in bicicletta. Ah. Io vado in bicicletta, ma faccio cosa? Faccio strada, faccio gravel, certo, faccio mountain bike, faccio bike. Dobbiamo essere bravi a dare per ogni richiesta il tipo di servizio adeguato. Ottimo. Va bene, allora chiudiamo con abbiamo detto con una nota molto dolce e positiva, dulcis in fundo, quindi ha detto che lei ritornerà. Senz'altro. E cosa, guardiamo il margine di miglioramento, no? Perché io vengo dal mondo dell'economia, quale potrebbe essere, consigliamo, un margine di miglioramento? Cosa le piacerebbe trovare in più? Ma io credo che il signor Arturo abbia la visione giusta, cioè guardare sempre avanti e puntare al meglio. Prima ha parlato dell'Alto Adige, insomma, no, non accontentarsi mai. Quindi la dinamica è quella, è la dinamica dello sportivo che dice oggi ho fatto bene, domani voglio far meglio. Esatto, e quindi puntare sempre meglio a istruttori sempre più qualificati. Bene, allora il modello è quello, io ringrazio tutti per essere stati qui con noi, ringrazio voi, ci risentiamo qui la prossima settimana. Ciao. Amo la radio on the road, tra il serio e il faceto sulle strade della regione più bella del mondo, le Marche. Yeah!